Abbiamo quindi parlato della necessità di conoscere Dio e la sua logica per poterci avvicinare alla verità. Ora però vediamo come conoscere la Chiesa. In mezzo a tutto questo caos di religioni e pseudo-verità, c'è da dire però che esiste anche il vero cristianesimo, cioè la vera Chiesa di Dio. Essa purtroppo è invisibile in quanto non ha una denominazione, ma è formata da tutte quelle persone che con animo sincero cercano di seguire le orme di Gesù, mettendo in pratica i suoi insegnamenti. Benché invisibile però, la si potrà individuare proprio attraverso alcuni punti logici con i quali poter stabilire quali basi deve avere la Chiesa del Signore e quindi riconoscerla. Vediamo quali sono a grandi linee. Punto primo. Ai credenti sono state date solo ed esclusivamente le sacre scritture su cui regolare la propria vita. Ogni altro libro, rivista, eccetera, che abbia la pretesa di completare le sacre scritture serve solo ad aumentare la confusione mentale e spirituale, e ciò non può provenire da Dio. Quindi, nella vera Chiesa, la Bibbia è l'unico libro che viene considerato parola di Dio rivelata agli uomini. Secondo punto. Il cristianesimo trae la sua dottrina dalle sacre scritture, perciò la vera dottrina viene estrapolata solo da essa. Quindi la Chiesa di Dio studia e pratica unicamente l'insegnamento biblico, non tradizioni, scritte, orali o quelle che siano, solo ed unicamente l'insegnamento che la Bibbia riporta. Terzo punto. La parola di Dio può e deve essere interpretata in modo soggettivo da ogni singolo credente, il quale non deve necessariamente attenersi a commenti e spiegazioni date da altri e, in modo particolare, quando queste non trovano riscontro con la personale e obiettiva interpretazione della Bibbia. Nella vera Chiesa, ogni credente può e deve leggere le sacre scritture confrontando con esse gli insegnamenti che riceve e non accetta nessun tipo di compromesso con la scusa che le usanze e i tempi sono cambiati, perché chiunque vi annunci un Vangelo diverso, dice la parola di Dio in Galati 1:9, sia maledetto chiunque vi annunzi qualcosa che non è scritto nella Bibbia. E a proposito di questo, voglio aggiungere che l'intento di Dio era proprio quello di rendere agevole a tutti l'interpretazione dell'Evangelo. Non a caso Gesù parlava in modo che tutti potessero comprendere ciò che diceva. Ai contadini parlava di semina, campi, vendemmia, grano, eccetera. Ai pescatori parlava di pesca, di reti, di mari, eccetera. In virtù di questo possiamo affermare che non è indispensabile una grande cultura per comprendere la sua parola. Infatti Gesù stesso dice: "Grazie Padre, perché tu hai nascosto queste cose ai saggi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli." Lo trovate in Matteo 11:25. Perciò Gesù parlava in parabole con i dottori della legge, i saggi e gli intelligenti, i quali si vantavano di conoscere ogni cosa relativa al piano di Dio, ma non riuscivano a comprendere le semplici parole di Gesù, il quale raramente spiegava loro le parabole e il significato di esse. Mentre ai suoi discepoli, ai semplici, non lesinava di dare le spiegazioni nella maniera più elementare possibile. Quanto asserisco, però, non vuol dire che nella Chiesa non ci siano credenti idonei ad insegnare la parola e ai quali è dato loro il dono della conoscenza, ma occorre che questi diano prova con la parola di Dio di quanto insegnano, riconoscendo i propri limiti biblici culturali. Non si devono cioè sentire obbligati a conoscere tutto sulle sacre scritture, ma devono limitarsi a quanto lo Spirito dona loro, senza fare come alcuni, che non riuscendo a spiegare alcune parti,
trovano delle scusanti con la scusa della diversa epoca, i diversi costumi di oggi rispetto a quelli delle varie epoche bibliche, usando questo tipo di argomentazioni come tappa a buchi. Anzi, non c'è miglior insegnamento da dare agli altri che dimostrare di saper riconoscere i propri limiti e i propri errori. Non bisogna mai dimenticare che, così come Dio, anche la sua parola è sempre la stessa, ieri, oggi e in eterno. È che il cielo e la terra passeranno, ma le sue parole, quelle di Gesù, non passeranno mai. Impariamo quindi a riconoscere la Chiesa di Dio attraverso questi fondamenti logici e una volta riconosciuta, cerchiamo di diventarne parte di essa, dando il nostro contributo affinché altri possano conoscerla e divenirne anche loro parte. Evitiamo al massimo di essere membri di una religione che ha solo la parvenza di Chiesa, ma che in realtà crea solo confusione volendo dettare legge come facevano i saggi e gli intelligenti al tempo di Gesù. Così come dobbiamo evitare i savi e gli intendenti dei giorni nostri che dicono di conoscere, invitandoti successivamente a poi a leggere libri sacri, cosiddetti sacri, o di abbonarti a riviste che spiegano e interpretano le sacre scritture, o in ogni caso obbligano ad attenersi ai propri commenti interpretativi della Bibbia. Fuggi da questi, stanne lontano, non è la Chiesa di Dio. Dio ti benedica. Thank you.